Con Cuciniamo con Maria Pia. Oggi faremo una ricetta che è una vera e propria delizia, delizia di nome e di fatto. Faremo la versione rotolo della torta delizia e credo che nel web sia l'unica versione rotolo esistente. Ma adesso andiamo a vedere il video e noi ci vedremo prossimamente con un'altra nuova ricetta. Ciao! Per preparare la copertura è importante utilizzare un frullatore o un tritatutto con una potenza molto alta, motivo per cui io utilizzerò il Bimby. Frullerò 150 g di zucchero semolato, lo zucchero quindi deve essere a velo, 10 secondi, velocità 10, e 250 g di mandorle macinate. Io adesso le vado a frullare ulteriormente per assicurarmi di avere una consistenza molto sottile. 10 secondi, velocità 10. Aggiungo mezza fialetta di aroma mandorla e due uova intere più un tuorlo e frulliamo nuovamente il tutto col Bimby. 8 secondi, velocità 7. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere, un impasto morbido in modo tale che possa fuoriuscire dal beccuccio che è molto stretto. Con queste dosi la copertura per il rotolo, dato che le dimensioni sono diciamo minime, rimarrà, ma tranquilli perché con questo impasto possiamo andare a realizzare i classici pasticcini di mandorle. Consiglio di utilizzare sempre una sac à poche professionale. Questo sarà il beccuccio che utilizzeremo per realizzare e diciamo l'intreccio. Sulla superficie del rotolo andiamo a spalmare un leggero strato di marmellata e albicocche. Iniziamo a creare il nostro intreccio. Come potete ben vedere, l'impasto è molto fluido ed esce facilmente dal beccuccio. Andiamo a realizzare adesso le piccole strisce. Per creare le piccole strisce dovete tenere conto anche della grandezza del beccuccio, in questo modo, e vado avanti. Adesso vado a fare le striscette invece nello spazio vuoto, per farvi capire qua c'è la striscia, qua non ce n'è, e quindi io la vado a fare qua. Qua c'è la striscetta e qua non ce n'è. Qua. E procedo in questo modo per tutto il rotolo. Sto cercando di inquadrare in varie prospettive perché ho il piacere che ci riusciate anche voi.
L'intreccio è stato realizzato, adesso andrò a far riposare il rotolo all'interno del frigo per 6-7 ore, meglio tutta la notte. Trascorso il tempo di riposo, il nostro rotolo delizia è pronto per la cottura. Forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa o fino ad una leggera doratura. Dopo la cottura del rotolo, ho scaldato, che nel forno a microonde per 10 secondi, un cucchiaio abbondante di marmellata. In alternativa potete scaldarla con il pentolino. Aggiungerò anche un tappino di amaretto. E con questo composto andrò a spennellare tutta la superficie del rotolo in modo che risulti bello lucido. A questo punto non ci resta che aspettare che il rotolo delizia si raffreddi completamente per poi spostarlo su un piatto da portata. Io mi aiuterò con questa spatola. E voilà! Sono particolarmente soddisfatta perché sono riuscita a realizzare ciò che mi frullava in testa, cioè l'idea di creare un'alternativa alla torta delizia. E quindi il rotolo delizia per voi. Andiamo a vedere come si presenta nel suo interno. Che dire, amici, sono davvero soddisfatta. Il rotolo è molto morbido, umido al punto giusto, non mi resta che assaggiare. È davvero una delizia, il mio rotolo delizia. Ciao!